Il Consiglio regionale ha celebrato la festa della donna con l'iniziativa 8 donne per l'8 marzo. Sono state premiate appunto 8 donne che si sono distinte in tanti ambiti diversi. Nelle sedute del 7 e 8 marzo il Consiglio regionale ha approvato alcune leggi, quella che riorganizza il sostegno all'economia regionale con un'attenzione specifica al lavoro e all'imprenditoria al femminile, quella che toglie l'esclusiva della formazione della Polizia Municipale alla Scuola di Modena, quella che disciplina gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, il MEIR e presto la Fondazione Monasterio. Maggio musicale fiorentino, la questione ormai è diventata molto politica, i consiglieri ascoltano la comunicazione del presidente Gianni sulle ultime novità e poi dicono la loro. Poche ore dopo arriva anche l'ufficializzazione del nome del commissario Onofrio Cutaia. Un occhio anche all'informazione da parte del Consiglio regionale che ha voluto celebrare anche qui nella propria sede con molti interlocutori il 60° anniversario dell'Ordine dei giornalisti. L'evento rientrava nell'ambito delle iniziative per la festa della Toscana dedicata appunto alla libertà di espressione. L'ultima seduta era iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro in Calabria e la richiesta di farlo qui era partita dal portavoce dell'opposizione, il consigliere della Lega Marco Landi. Eccole le donne premiate nella sala del gonfalone del Consiglio regionale. Sono la chef Valeria Piccini, l'atleta Martina Trevisan, la psichiatra Liliana Dell'Osso, il medico Sara Montemerani, le imprenditrici Lucia Ghieri e Violante Gardini Cinelli Colombini, la docente Francesca Biagini, le archeologhe di San Casciano dei Bagni, autrici di una delle scoperte più clamorose della storia recente dell'archeologia. Sullo sfondo resta il grande tema dei diritti delle donne in ogni parte del mondo. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti, per i diritti negati, è anche la nostra battaglia per i diritti. E poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'Ufficio di Presidenza. Con Mazzeo e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza c'è la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. E allora ascoltiamo le voci di alcune di queste protagoniste. C'è la donna medico che ha salvato vite in Turchia dopo il terremoto. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Ci sono le archeologhe che, come dicevamo, hanno portato alla luce i bronzi di San Casciano ai Bagni, 24 statue, una scoperta eccezionale. È bellissimo essere qua oggi, anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande, quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questo ha avuto, l'interesse delle persone verso il nostro lavoro, e proprio per questo oggi siamo qua anche
per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione. Noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere portavoci di tutta la nostra categoria. Liliana Dall'Osso dirige la clinica psichiatrica di Pisa, una grande tradizione che lei ha saputo rinnovare con slancio. Non è merito mio, io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa, quando sono diventata direttore, che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto, perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti, e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. Le donne si fanno largo anche nel lavoro e nell'impresa. Lucia Ghieri guida la MGM Motori Elettrici, azienda toscanissima ormai diffusa però in tutto il mondo. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali, e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Il consiglio premia anche la chef stellata, e le stelle ormai ce l'ha da 25 anni, e l'imprenditrice del vino, insomma donne che si sono distinte in settori a forte vocazione maschile. È vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro, che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Penso che essere una donna sia una cosa importante e qualcosa che può dare un'opportunità in più. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Il tutto inizia quando ero piccolina, in associazioni di servizio. Io facevo parte del Leo, i giovani del Lions, e ho sempre creduto che quando siamo in gruppo e si ha un obiettivo e si fanno le cose insieme, si riesce a farle meglio e arrivare più in alto, no? Con questo obiettivo sono arrivata alla presidenza dell'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani, e poche settimane fa ho ripreso la presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana. La stella del tennis, Martina Trevisan, è rappresentata dal suo manager. Un onore per lei, impegnata negli Stati Uniti, ricevere il premio. La professoressa Francesca Biagini, che insegna matematica ed è prorettrice all'Università della Baviera, mette l'accento sul valore aggiunto che le ha dato la toscanità. Io ho fatto una carriera internazionale, però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali, e vi spiego anche perché. Per due fondamentali ragioni. La prima, perché io ho avuto la fortuna, essendo toscana, di poter partecipare e essere accettata in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana, e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e, nel mio caso, alla Scuola Normale di Pisa. E questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso. E quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane, che però sono uniche nel mondo. E la seconda ragione per cui sono molto fiera di essere toscana è che io ho vissuto questa sagacità, questo spirito frizzante e anche un po' irriverente toscano, questa ironia,
che mi ha dato molta forza in tutte le difficoltà che ho incontrato, perché fare una carriera in matematica internazionale non è una passeggiata. L'iniziativa ha coinvolto naturalmente tutto l'ufficio di presidenza, che ha condiviso le scelte fatte e ha potuto apprezzare i momenti più significativi. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia, ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. La Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà, e tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Ancora due opinioni di due membri dell'ufficio di presidenza. A parlare della festa della donna si rischia a volte di dire cose banali. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile, nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta e che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni, ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Dicevamo dell'impegno per i diritti delle donne iraniane. È importante, lo sottolinea il Presidente, ma lo fanno anche altri nei loro interventi. È importante parlarne in continuazione, perché crimini del regime islamico sono infiniti e le violenze sono inaudite. E ogni giorno ci chiediamo cosa succederà di più, no? E abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale, abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti, in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo, perché avvelenamenti delle bambine soprattutto, ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni, credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo.
Quindi penso che anche comunità internazionale e tutti gli stati democratici hanno il dovere di chiedere cosa sta succedendo. L'8 marzo in realtà non c'è stato solo questo momento celebrativo, ma anche l'approvazione in aula con voto unanime di un documento contro ogni forma di violenza di genere e anche per rafforzare gli strumenti di contrasto. Era stato presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia e integrato ed emendato dal PD. Dopo l'omaggio condiviso alle vittime del naufragio sulle coste calabresi di qualche giorno fa, i lavori del Consiglio regionale erano cominciati in realtà con un rinvio, quello della norma sul sottosegretario della Presidenza della Giunta. Si tratta dell'attuazione delle modifiche allo statuto regionale in questo ambito. Poi si è parlato della scuola di formazione della Polizia locale. Con il voto della maggioranza, gli altri si astengono, viene tolta l'esclusiva alla scuola interregionale di Modena. Pertanto si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione, a un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione, tra cui anche quello della scuola di formazione di Modena. Ogni anno la Giunta prevede quali siano le priorità della formazione, stanzia le relative risorse e i comuni, nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richiesta e ottenuta dalla Regione Toscana, comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20%. Il capogruppo di Fratelli d'Italia parla di iter complesso, ma dice di fare un'apertura di credito verso il presidente Giani e la possibilità che venga realizzata una scuola tutta toscana per i futuri agenti. Intanto c'è l'astensione. Noi crediamo che questa sia la soluzione. Cioè non più una scuola interregionale, ma una scuola toscana. Questo per almeno quattro motivi. Il primo, i fondi che arrivano dal governo per la formazione di agenti di polizia municipale restano in Toscana e non vengono girati, come accade ad oggi, pari pari alle altre regioni. Due, i formatori e gli istruttori, gran parte dei formatori, la stragrande maggioranza dei formatori e degli istruttori che oggi lavorano nella scuola di Modena sono toscani, quindi potremmo utilizzare il nostro know-how in casa nostra. Terza, una scuola di formazione toscana può dare un'uniformità di formazione migliore che non una scuola che forma agenti provenienti da tre regioni differenti. Quarta e ultimo punto, perché così ci possiamo concentrare a formare gli agenti di polizia municipale sui temi che sono più caldi in Toscana, perché le peculiarità di una polizia in Toscana non sono gioco forza le stesse dell'Emilia Romagna o della Liguria. La seduta poi è proseguita senza particolari sussulti. I consiglieri hanno approvato la legge che riorganizza il sistema degli interventi di sostegno alle imprese e collegato ad esso c'è anche un documento sul quale convergono sostanzialmente tutti per valorizzare e incentivare l'occupazione e l'imprenditoria femminile. Tutti d'accordo anche sulla legge che formalizza l'esistenza della conferenza delle regioni e delle province autonome. Via libera infine alla legge che disciplina gli istituti pubblici di cura e ricerca. In Toscana sono due, il MEIR di Firenze che ha già questo status e la Fondazione Monasterio di Pisa e Massa per cui è in corso l'iter. È il tassello che mancava finora per adeguare la legge toscana, la numero 40, alle nuove esigenze e far sì che possano essere finalmente intercettati anche i fondi per la ricerca. Nella sostanza andiamo a ridisciplinare tutto il funzionamento di questa tipologia di istituti, come si fa a nominare direttore generale, ci sono figure nuove, il direttore scientifico, il collegio di garanzia, insomma tutta una serie di figure che permetteranno di svolgere questa attività con più attività e con più forza scientifica, con un coinvolgimento del Ministero della Salute, perché ovviamente con questi passaggi chi ottiene la trasformazione in ICS diventa parte integrante della rete della ricerca nazionale e internazionale. Quindi intanto per il MEIR un grande passaggio avanti, ma pensiamo che la Toscana non si debba limitare solo al riconoscimento del MEIR, è in corso il riconoscimento anche per la Fondazione Monasterio di Pisa, tant'è che abbiamo introdotto un articolo specifico per la Fondazione di natura pubblica che permetterà, qualora anche per la Monasterio questo percorso si concludesse positivamente, di poter senza modificare la legge andare a riconoscere le figure e adeguare lo statuto e il funzionamento della macchina in modo tale che ci sia il riconoscimento di IRSI. Insomma, un passaggio importante per la ricerca e un passaggio importante per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. Questa legge praticamente introduce nel sistema toscano, per quanto riguarda gli istituti di ricerca,
per capirsi il MEIER di ricovero e ricerca, un modello organizzativo assolutamente differente che segna, a nostro giudizio, finalmente una netta discontinuità con il passato, ovvero superiamo l'epoca, almeno in questi istituti, dell'uomo solo al comando, del Presidente della Regione che in maniera discrezionale, in maniera quasi arbitraria, sceglie i direttori generali delle aziende, i quali delle aziende sanitarie, i quali poi a cascata scelgono i propri collaboratori. Qui viene introdotto un principio per il quale invece il Presidente della Giunta regionale faccia determinate scelte sentendo anche il Ministero della Salute, viene introdotto un collegio di indirizzo che noi riteniamo essere una cosa normale, opportuna, necessaria in aziende che governano e gestiscono miliardi di euro e si occupano di milioni di persone. Introduce la figura del direttore scientifico, che noi riterremmo essere opportuna anche nelle aziende ospedaliere universitarie. Il Maggio Musicale Fiorentino, insomma quello che una volta era il Teatro Comunale di Firenze e oggi un'istituzione a carattere nazionale, è ad un punto di svolta dopo l'avvicendamento del sovrintendente Pereira al centro di tante polemiche con Onofrio Cutaia, sale di tono anche il dibattito politico. Ecco cosa dice il Presidente della Giunta che qui svolge la sua comunicazione. Cutaia sarà il commissario, si è saputo nelle ore successive, per un teatro che ha grande forza e che certamente continuerà a ricevere anche i fondi regionali. Non ci sarà nessuna retromarcia. Ma direi che con quello che stiamo vedendo questo non avverrà. Naturalmente gli uffici hanno fatto quella valutazione perché l'avevamo ipotizzata se non vi fosse stato uno sblocco della situazione a maggio. Ma questo sblocco con le dimissioni di Pereira e con la tempestiva nomina di Cutaia da parte del Consiglio di Diritto, a questo punto vengono meno quelle preoccupazioni. Quindi indubbiamente i 2,9 milioni che sono il contributo che la Regione dà al maggio, naturalmente tutto suffragato da quelle che sono le esigenze di documentazione tecnica, verranno a mio giudizio mantenute anche per l'anno in corso. Il dibattito è pieno di voci, intervengono praticamente tutti i gruppi, la nostra rapida carrellata. Siccome veramente a questo teatro ci tengo, ma ci tengo come fiorentina, come consigliera, come appassionata, ma credo che dovrebbe essere veramente messo in grado di lavorare e fare bene, perché una struttura del genere non ce l'hanno in tanti e dobbiamo essere in grado di valorizzarla. Ora che è fallita anche l'operazione Pereira, che se ne va tra polemiche e debiti, non certo iniziati con lui perché già c'erano, e come dire, nelle casse di questa fondazione solo nel 2021 sono entrati 26 milioni di aiuti pubblici. Si parla di un debito di circa 40-50 milioni, Pereira non c'entra in questo, però nel tentativo di risollevare questo disastro ci ha messo anche del suo. Chi era che controllava i numeri? Chi era che controllava i bilanci? Chi era che guardava e che avvallava le scelte artistiche e economiche del sovrintendente? Dove era quello che la Regione Toscana ha messo lì dentro e che fa il vicepresidente? Che cosa controllava? Nella gestione Pereira, nell'ultimo anno, basta andare a controllare. In cassa, le opere incassano 1.500.000 euro e costano 9 milioni di euro. Basterebbe questo dato per dire al sovrintendente che deve andare a casa. Per la maggioranza risponde in aula la Presidente della Commissione Cultura. Se riteniamo che questo patrimonio culturale sia un patrimonio da continuare ad offrire ai nostri cittadini, dobbiamo immaginare che sia un po', che sia un servizio pubblico come altri che noi sosteniamo. Questo non vuol dire che non dobbiamo pretendere gestioni le più efficienti possibili, le migliori possibili e sicuramente, e non in questo caso assolutamente, gestioni rispettose della legge. Si presenta davanti ai giornalisti invece il capogruppo di Fratelli d'Italia che contesta le scelte del recente passato, quelle che hanno portato alla guida allo stesso manager Pereira, e poi parla dei documenti presentati in aula. Oggi noi abbiamo presentato 4 atti. 2 chiedevano una maggiore attenzione per il futuro e ok, su questo c'è stata la convergenza, ma 2 parlavano di soldi.
e parlavano di soldi perché, uno, volevamo garantire che ai lavoratori del maggio venissero pagati gli stipendi, visto che oggi era l'ultimo giorno utile e su quello non c'è stato il voto della maggioranza, e l'altro voleva semplicemente riflettere sui contributi a pioggia elargiti da Comune e Regione a queste strutture. Il pubblico ha il dovere di elargire contributi per la cultura, ma ha il dovere di elargirli se vi è una gestione virtuosa. Il nostro tempo oggi finisce qui, ma in conclusione vogliamo ricordare due eventi annunciati. Il 4 aprile a Vinitaly, a Verona, anche Siena insieme a Cuneo e Brescia presenta vino e salumi della propria tradizione. Tempo ormai anche dei pali quasi primaverili. A Torrita di Siena, fino al 19 marzo, c'è la 66esima edizione di una delle più caratteristiche manifestazioni di questo genere. La prossima volta ancora da qui, da Palazzo del Pegaso di Firenze, ripartiremo parlando di noi, perché si è svolto un convegno, questo che vediamo ancora nelle immagini di Euro Rossi, le nostre immagini, sui giornalisti, a 60 anni dall'istituzione dell'Ordine dei giornalisti, quindi dell'albo dei giornalisti. Ci sono tante questioni aperte, tante prospettive incerte. Il Presidente del Consiglio regionale, proseguendo il percorso iniziato con la Festa della Toscana dedicata proprio alla libertà di espressione, ha voluto che il 60esimo anniversario si celebrasse con tante questioni sul tappeto anche qui a Firenze la prossima settimana, sempre di venerdì alle 21:15, dopo il nostro TG della sera.